Procedono i lavori della commissione d'inchiesta Monte dei Paschi. Abbiamo chiamato in audizione i giornalisti Alberto Ferrarese e Giuseppe Mencaroni. Sono due giornalisti autori del libro Il Codice Salimbeni. E sono emerse delle cose molto, molto interessanti. Si è ricordato di una riunione avvenuta a Londra nella sede della Financial Service Authority, che sarebbe l'autorità di vigilanza e controllo inglese, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 con un dirigente della Monte dei Paschi. Un incontro che, a detta di questi due giornalisti, la Consob non avrebbe mai chiarito bene, nonostante fosse stato fatto un atto che avrebbe portato un contributo per comprendere in anticipo alcuni elementi dello scandalo Monte dei Paschi. Da una analisi della BCE era venuto fuori che la banca era la peggior banca d'Europa, ricordano i due giornalisti Ferrarese e Mencaroni, in riferimento in particolare al fatto dei crediti deteriorati prevalentemente assegnati a soggetti senza merito di credito, quindi senza garanzie. Questo è un elemento molto preoccupante, dove è fondamentale che si faccia una volta per tutte chiarezza. Interessante l'audizione di Vittorio Mazzoni della Stella, che ricordo è stato anche presidente e vicepresidente della banca. Da quanto emerge sembrerebbe che ci sia stata una netta continuità tra la prima e la seconda repubblica, dove ricorda l'ex sindaco Vittorio Mazzoni della Stella, nella prima repubblica le decisioni venivano assunte dagli organi direttivi dei partiti, in seguito la prassi è continuata con un centro decisionale composto da due o tre persone al massimo, quindi siamo passati dalla padella alla brace. Un altro elemento interessante è quando lui fa riferimento a il fatto che la crisi del Monte avrebbe radici molto lontane. Si coglie, dice, qualche barlume di luce quando la procura di Salerno comincia ad indagare sul pastificio Amato, ha affermato. Nessuno parla poi della onerosissima acquisizione della BAM, Banca Agricola Mantovana, di cui avevano fatto incetta di titoli i famosi Cavalieri del Nord-Est. Sulla Banca del Salento, Mazzoni della Stella ha ricordato che furono affissi sulle mura della città manifesti che parlavano espressamente di tangenti, però nessuna indagine fu avviata e nessuna querela per diffamazione fu mai avanzata. Quindi l'indagine sta andando avanti con degli ottimi risultati. Proveremo nella relazione conclusiva ad essere anche propositivi e fare una riflessione e uno stimolo anche per il governo futuro, governo centrale, affinché al più presto si metta mano sul credito industriale. La regione Toscana ha bisogno disperato di un credito industriale e su questo va avviata una riflessione su quanto è successo in passato, perché gli errori del passato non si ripetano in futuro.